Saluti, buongiorno. Il buongiorno di oggi parte dalla Marina di Cassano, dalla faccia di Marina di Cassano. Qui ci sono dati appuntamento Brogino Coppola, Sara Ciocio e Lucio Esposito per raccontarvi e condividere con voi una storia di mare fatta di yacht e di navigazione. Tra i tanti che nobilitano il Golfo di Sorrento, ne vediamo due in particolare. Uno, tutte e due sono bianchi, questo blu al centro non ha interesse. Il primo ci incuriosisce per la sua silhouette militare e il secondo invece ci incuriosisce per i suoi tanti ponti. Ebbene, sono due imbarcazioni lusorie che nascono da uno stesso progetto varato nel 2015 dai cantieri di Oceanco. Ed è la prima volta che matura questo fenomeno, costituito dal fatto che lo yacht principale, che si chiama Infinity, è assistito con un'altra imbarcazione che la segue come un palloncino al seguito. Lo yacht di assistenza si chiama Intrepido ed è dotato di elicottero permanentemente a bordo. Tra le attrezzature c'è anche un piccolo sommergibile ed è equipaggiato con 21 persone, mentre lo yacht Infinity, lo yacht cosiddetto madre, appartiene, eccolo qua, lo yacht madre, appartiene, Ambrogio, a chi appartiene? Abbiamo detto. È un miliardario americano, sì, che ha una catena di supermercati e tra l'altro è stato l'artefice del commercio elettronico. Già dal 1977. Lo guardiamo senza invidia e senza remore perché gran parte lui è annoverato nel 2018 come tra i maggiori billionaire. È un come si dice, un antropo, è un amante. Si è preoccupato di costruire dei grandi ospedali in California, a Los Angeles. Si è preoccupato dei senzatetto che affollavano queste grandi città che emarginano con grande facilità. Quindi è un signore che I ha soldi ne fatto tiene. anche della importante beneficenza. È appassionato collezionista d'arte. Chissà dove andranno a finire le sue opere. Non sappiamo se è a bordo, probabilmente lo avrà affidato a qualcuno che. E quindi parliamo di due imbarcazioni che facilmente e tranquillamente attraversano l'Atlantico, raggiungono anche posti e siti come la Patagonia e come la Oceania. Ed è una delle prime volte che ci capita questo fenomeno di vedere lo yacht madre con lo yacht di assistenza. La sua unica. E certo, si capisce il numero degli ospiti, per una serata di gala necessitano bicchieri da bottiglierie da champagne, sicuramente la cantina di bordo Si trova sullo yacht di assistenza. sarà sullo yacht di assistenza. Vediamo sulla poppa una serie di giocattolini che sulla poppa dello yacht madre, l'Infinity, una serie di giocattolini per il sollazzo dei passeggeri, mentre invece vicino allo yacht di assistenza, l'Intrepido, vediamo l'imbarcazione di comunicazione, quindi il cambio di guardia dei camerieri, il cambio di guardia degli chef alle cucine. E la cosa che ci colpisce di più è che sono stati progettati insieme, sono nati dalla stessa penna, dallo stesso architetto e fatti per stare sempre in simbiosi.